Buonasera, siamo ad Areo, la galleria di Piazza Rivoluzione 1, con il criminologo, psicologo Andrea Giostra, per parlare di relazioni pericolose e narcisisti patologici e vedere tante sfaccettature dell'amore in positivo e in negativo. Questo evento è all'interno di una manifestazione che si chiama Broken Hearts Gallery, che è stata inaugurata il 15 febbraio e che terminerà il 27. L'esposizione sarà visitabile tutti i pomeriggi tranne il lunedì dalle 18 alle 20. Vorrei passare la parola direttamente al criminologo che parlerà del questo simposio sull'amore, e ovviamente le persone potranno fare le loro domande sia tramite la diretta Facebook che di presenza qui all'interno della galleria. Grazie. Grazie Giorgio, grazie a tutti voi, siete venuti tantissimi, tantissimi. Allora, andiamo al succo di questa questione che vorrei insomma trattare. L'idea mia era quella di fare più una chiacchierata, insomma, introdurre alcuni temi che sono quelli che erano diciamo, introdotto Giorgio, per poi diciamo, discutere insieme a voi, anche ci sono quelli di internet, sui social, e quindi confrontarci rispetto a questa questione. Il punto che noi tratteremo qui è l'amore, cioè che cos'è l'amore, quindi, e poi capire quelle che sono le relazioni con i cosiddetti narcisisti patologici, che è una categoria insomma, di soggetti che hanno delle caratteristiche particolari che adesso vedremo, nelle relazioni che poi sono quelle relazioni diciamo, problematiche, conflittuali, che spesso si trasformano in delle vere e proprie prigioni per la vittima, che non necessariamente una donna in una relazione uomo-donna, può essere anche un uomo in una relazione diciamo, di coppia uomo-donna, oppure nelle relazioni diciamo, non necessariamente eterosessuali, può essere anche diciamo, il compagno o la compagna di una relazione appunto di coppia diciamo, di omosessuale. Allora, per fare questo ragionamento, allora io cosa ho fatto? Ho cercato di rintracciare quello che è una diciamo, la definizione dell'amore, perché ognuno di noi nel suo testo, per l'esperienza che ha, per la cultura che ha, per le cose che ha letto, ha una concezione diversa dell'amore. Ovviamente l'amore ha tantissime declinazioni, non è soltanto l'amore di coppia, c'è l'amore ideale, c'è l'amore per gli amici, insomma, ci sono tante forme di amore. Quello che a noi ci interessa qui è capire, o meglio, definire l'amore di coppia, che è quello che ci interessa fino al nostro ragionamento sul relazioni che poi si rivelano problematiche o disfunzionali, come abbiamo detto. Uno, diciamo, forse il primo, la prima traccia che abbiamo nella letteratura occidentale è quella diciamo, dell'antica Grecia, o del cosiddetto simposio sull'eros, che insomma, è stata la prima testimonianza nella letteratura occidentale che risale al 400, leggo qui perché l'ho dato come rito, 416 a.C., in cui un giovane drammaturgo Agatone che festeggiava la laurea per un suo dramma che ha avuto successo, insomma a quei tempi la laurea era la corona di alloro, meglio, la corona di alloro era un riconoscimento che veniva dato diciamo, ai drammaturgi, alle persone di cultura per quello che avevano fatto, quindi per le loro azioni, per le loro opere, e quindi questo giovane drammaturgo festeggiò, organizzò diciamo, questo banchetto. E come avveniva appunto nell'antica Grecia, questi banchetti poi si concludevano con dei canti, con delle chiacchierate, con i cosiddetti simposi, in cui si individuava diciamo, l'oggetto della discussione, e poi tutti gli ospiti, che in questo caso erano le personalità diciamo, più importanti diciamo, di Atene di quel periodo, tutti gli ospiti diciamo, discutevano su questo tema, ognuno dalla sua prospettiva, dalla sua professione, dalla sua esperienza, dalla sua cultura, eccetera eccetera. Ospite d'onore di questo banchetto era Socrate, che diciamo, consentì che si parlasse dell'eros. Insomma, questo era il tema della discussione di questo simposio, in cui ci furono diversi interventi che poi vennero ripresi da Platone in quello che appunto è il simposio, quello che venne poi intitolato Il dialogo dell'eros. Platone riportò soltanto 6 discorsi, ce ne furono tantissimi, ma diciamo, quelli che a noi interessano ai fini di questo ragionamento sono sostanzialmente due: il discorso di Posane e il discorso di Aristofane.
Allora, il primo in sintesi parla delle due forme di Eros e delle due forme di Afrodite, che potrebbe venere, quindi l'amore. Quindi l'amore, diciamo, l'amore celeste è l'amore volgare, così come l'Eros celeste e l'Eros volgare. Quindi in estrema sintesi, diciamo, cosa ne distingue due forme di amore? Quindi l'amore celeste è quello buono, quello positivo, quello che eleva, diciamo, la coppia che si unisce, quindi l'amato e l'amante, da un punto di vista morale e intellettuale, e quindi è un donarsi reciprocamente affinché ci sia appunto questa, diciamo, questa maturazione, questa evoluzione, perché questa coppia, unendosi, non ha altri fini se non il donarsi reciprocamente. Quindi non ci sono fini secondari, né materiali, né di altro genere. L'amore volgare invece è quello nel quale si punta esclusivamente al soddisfacimento sessuale, quindi al soddisfare un bisogno fisico, che è quello appunto del sesso, oppure ad avere un secondo obiettivo, che è quello per esempio di scegliere l'amante rispetto a quelli che sono i suoi beni, quindi perché è un uomo ricco, e quindi ha un fine che non è quello, diciamo, della condivisione dello spirito, ma è qualcosa che ha a che fare invece con qualcosa di materiale. Quindi in questo caso si parla di, diciamo, un eros volgare, perché c'è un secondo fine. E quindi già da questo primo discorso di Pausania, diciamo, si capisce bene che ci sono due forme di amore in estrema sintesi. Quindi quello è l'amore celeste, quindi l'amore positivo, in cui le due persone, quindi l'amato e l'amante, si uniscono e uniscono soprattutto lo spirito più che il corpo per evolversi da un punto di vista morale e intellettuale. E poi ci sono le altre forme di amore, l'altra forma di amore, quella volgare, in cui ci sono dei secondi fini e non c'è invece un interesse, diciamo, rispetto allo spirito, all'anima delle due persone, quindi dell'amato e dell'amato, ma c'è un secondo fine che può essere materiale o un soddisfacimento fisico. L'altro discorso invece è quello di Aristofane, che forse sicuramente è più, diciamo, è più noto e più conosciuto da tutti. Lui parla, diciamo, che, diciamo, originariamente gli esseri, diciamo, gli esseri umani erano, diciamo, in tre categorie: l'uomo, la donna e l'androgeno. L'androgeno era, diciamo, l'essere più completo, era, diciamo, un essere molto intelligente, molto forte, molto potente, e per questa sua potenza, per questa sua intelligenza, addirittura osò sfidare gli dèi, e quindi Zeus, il quale decise di dividerli in due. Quindi questo androgeno, che era un essere, diciamo, perfetto, venne diviso in due da Zeus, e quindi da quel momento in poi questo essere diviso, diciamo, in due metà non fa altro che ricercare l'altra metà per riunirsi e ritornare a quella unità originaria che era, diciamo, la perfezione idilliaca per la quale era stato creato. E quindi da questo punto di vista, secondo questo discorso che fa Aristofane, l'amore che cos'è? È il tentativo che l'amato e l'amante hanno di cercare l'altra metà, e unendosi con l'altra metà ritornano a quella che è la completezza originaria del loro essere, quindi l'unione perfetta. E una volta che si trova l'altra metà, entrambi, l'amato e l'amante, non hanno altro interesse che stare uniti sia in vita che dopo la morte. Diciamo, queste sono le due, diciamo, accezioni che, diciamo, che io ho individuato per dare una definizione, diciamo, dell'amore nella nostra accezione rispetto a quelle che sono le relazioni che poi adesso vedremo. Prima parte. La seconda parte invece riguarda appunto la definizione del narcisista. Il narcisista, o meglio, il narcisismo di per sé non è una cosa, diciamo, negativa. Il narcisismo venne studiato per la prima volta da Sigmund Freud, in quello che è un saggio che si chiama Introduzione al narcisismo del 1914. Abbiamo distinto due forme di narcisismo, primario e secondario, ma adesso non andiamo qui a parlare di questa cosa perché ci interessa relativamente, ma solo per capire che il narcisismo comunque è una componente della nostra personalità, che c'è fin nella parte intrauterina, per così dire, il cosiddetto narcisismo primario, appunto, in cui, diciamo, l'essere punta, diciamo, tutte le soluzioni sono finalizzate a salvaguardare il proprio io. Diciamo, questa. Nel momento in cui poi c'è, inizia il contatto con il mondo esterno, questo narcisismo si deve confrontare con quella che è la realtà esterna, quindi con la relazione iniziale,
la madre, i genitori e poi via via, tutte le figure che vengono incontrate, e quindi viene modulato questo interesse verso l'ego che si deve contrapporre con un interesse verso il mondo esterno e quindi verso le relazioni altre che non sono quelle iniziali. Il primo che definì questo termine fu Paul Nagel, che era uno psichiatra e criminologo tedesco contemporaneo di Freud, e da lui Freud prese questo concetto che poi sviluppò in tutto quello che poi ha dato vita a questa teoria. Il disturbo invece cosiddetto narcisismo di personalità o il narcisista patologico eccede in tutta una serie di componenti, perché il suo unico obiettivo è quello di alimentare il proprio ego. Non ha assolutamente nessun interesse verso altre figure esterne, che sono esclusivamente funzionali e vengono viste assolutamente funzionali per alimentare questo ego. Questo perché? Perché paradossalmente, malgrado le apparenze, per chi ha avuto modo di conoscere il narcisista patologico di per sé ha una bassissima autostima di sé, quindi ha la consapevolezza di non avere grandi qualità, di non avere grandi talenti, di non avere grande determinazione, intelligenza, eccetera, eccetera, quindi riconosce intimamente di essere una persona, per così dire, mediocre. E quindi posso interromperti? Certo. Fino a che punto sviluppa l'aggressività verso un narcisista patologico? Questo lo vediamo più avanti, facciamo questa descrizione, perché questi poi sono diverse, diverse sfumature rispetto alla personalità, perché l'azione poi viene agita soltanto in alcuni casi, per fortuna. Non è che allora, se è vero come è vero che, che tutti i narcisisti patologici creano in una relazione di coppia una relazione disfunzionale e quindi problematica, non è che tutti i narcisisti patologici poi diventano degli stalker o diventano aggressivi o usano violenza o addirittura commettono dei femminicidi. È vero però al contrario che tutti quelli che agiscono la violenza in una relazione di coppia, stiamo parlando, ed è importante definire anche all'interno della nostra cultura occidentale, perché se parliamo di altre culture questo ragionamento vale fino a un certo punto, perché se parliamo della cultura, il caso di quella ragazza che è stata uccisa per esempio, oppure di relazioni in cui la donna è vista come un essere inferiore, insomma lì è un altro discorso che non ha a che fare con la nostra cultura che definiamo occidentale. Comunque, il passare all'azione, alla fase che per fortuna non tutti, una piccola percentuale delle crisi patologiche che stanno in una relazione malata con il proprio partner agiscono, quindi per fortuna sono pochissimi casi. Però cerchiamo di definire queste definire quelle che sono le caratteristiche del narcisista patologico. Quindi una bassa autostima, ha la consapevolezza appunto di avere delle scarse qualità e quindi deve necessariamente alimentare bulimicamente il proprio ego, succhiando praticamente, per così dire, le energie da quello che è la sua preda, in via prioritaria, il partner. Ma queste azioni possono essere messe in atto anche, non esclusivamente con partner, ma anche con altre figure di riferimento che possono essere i colleghi, gli amici. Quindi è una persona che è, all'inizio della relazione facilmente riconoscibile, perché per esempio mette in atto e si comporta con una sequenzialità che è, per così dire, ripetitiva, quindi è facilmente riconoscibile. Perché una delle caratteristiche principali quando si conosce all'inizio una di queste persone qual è? È che nei primi 5-10 minuti del suo parlare, del suo presentarsi, del suo chiacchierare, dice io, io non ho bello, sono intelligente, ho fatto questo, ho fatto quello, ho avuto questo successo, quindi si disinteressa totalmente di tutto quello che possono dire i suoi interlocutori, sia che sia una singola persona, il partner o la preda, sia che sia all'interno di una situazione di gruppo in cui ci sono più persone. Quindi già questo è un primo indicatore per capire che di fronte probabilmente abbiamo un soggetto che ha queste caratteristiche, quindi che è concentrato esclusivamente sulla propria persona, è portato ad esaltare in maniera esagerata tutto quello che fa, tutto quello che ha fatto, ed è portato ad amplificare notevolmente quelle che sono le sue qualità. Dall'altra parte ha scarsissimo interesse a quello che dicono gli altri, quindi se voi replicate o parlate neanche che ascolta, quindi non è molto interessato a quello che viene detto,
ed è interessato appunto a presentarsi, diciamo, in questo modo eccessivo. Quindi ha questo aspetto un po' megalomanico, per così dire, nel raccontarsi e nel rappresentare le cose. L'altro elemento appunto che abbiamo accennato prima è la mancanza appunto di empatia, quindi ha scarsa capacità di mettersi nei panni degli altri, quindi di sentire i sentimenti che provocano le sue azioni, quindi questo è un altro degli elementi che caratterizza il narcisista patologico, e di converso ha una scarsissima, se non nulla, capacità di amare, cioè il suo non è un atteggiamento, rimanendo alla definizione che abbiamo fatto prima, questa diciamo classica della Grecia antica, il suo non è un amare ma è un possedere, cioè un catturare la preda, farla propria, imprigionata all'interno di tutta una serie di meccanismi che adesso cercheremo di descrivere brevemente, di isolarla poco a poco dal mondo esterno, quindi prima delle relazioni amicali, poi dalle relazioni di lavoro, poi dalle relazioni, diciamo, della famiglia, eccetera, quindi viene totalmente isolata nel tempo questa persona, finché, perché viene richiesta una relazione assolutamente esclusiva con lui, quindi, o con lei, con narcisista patologico. La fase di conquista, chiamiamola così, come avviene? Avviene con una tecnica, perché sono delle persone che hanno una capacità seduttiva straordinariamente efficiente, sono dei grandi professionisti, sono molto molto bravi a sedurre, e mettono in atto una strategia, una tecnica che viene chiamata lo bombing, che è un bombardamento di azioni che vengono indirizzate verso quella che è la preda, che viene studiata, non è come un predatore. Il narcisista patologico sceglie la sua preda rispetto a delle determinate caratteristiche, quindi non è una scelta casuale, quindi lo osserva, cerca di capire qual è il suo contesto, qual è la sua relazione, quali sono i suoi punti di debolezza, quali sono i suoi punti di forza, quali sono le insicurezze, cioè quindi ha una visione chiara di quello che è il soggetto che deve andare a colpire, quindi a conquistare. Una volta che ha chiaro qual è il soggetto, quindi la preda, e come deve agire, inizia questo love bombing, si chiama, quindi questo martellamento di azioni che ha fatto di tutta una serie di cose che sono complimenti eccessivi, esagerazione di quelle che sono le qualità del partner, promesse spropositate, sei la donna della mia vita, saremo insieme per sempre, regali eccessivi, telefonate continue, messaggi continui. Si presenta in qualsiasi momento senza preavvertire, per far vedere la sua presenza, la sua partecipazione, quindi tutta questa attenzione, che è una sorta di abuso emotivo, per così dire, molto spesso non viene compresa dalla preda, perché in genere una delle caratteristiche che queste prede devono avere è che sono le persone magari un pochettino insicure, che hanno bisogno di affetto, che hanno bisogno di amore, che hanno vissuto magari un'esperienza negativa e quindi hanno bisogno di iniziare una nuova relazione che sia per loro gratificante, per cui quando c'è questo bombardamento molto spesso queste prede, chiamiamole così, questo potenziale partner non capisce che è una tecnica di seduzione, ma si convince che questo soggetto è perdutamente innamorato di lui o di lei e quindi immediatamente cede a questo bombardamento seduttivo e quindi cade, per così dire, nella trappola dell'innamoramento. Nello stesso momento in cui il narcisista patologico è consapevole di avere conquistato la sua preda e quindi capisce che questa persona è innamorata, in quello stesso momento il suo interesse, la sua attenzione, il love bombing, come abbiamo detto, crolla, quindi non c'è più, e quindi cambia immediatamente atteggiamento e quindi inizia intanto a cercare di isolare, come dicevamo prima, sempre di più la persona da tutte le sue relazioni storiche, a partire da quelle familiari fino alle relazioni amicali di lavoro, e poi comincia una serie di azioni di squalificazione, di offese anche che vengono fatte verso il partner per demolire quella che è la tua personalità, per demolire quella che è la tua
identità che c'era prima che iniziasse questa relazione. Quindi tutto questo praticamente poi cosa comporta? Comporta che il partner che è innamorato comincia a pensare che di essere la causa di questa, questa crisi relazionale, e quindi comincia a vivere tutta una serie di sensi di colpa che vengono sempre più accresciuti da queste azioni di critica, di valutazione, di squalificazione, di offese che il narcisista patologico indirizza verso il suo partner. Tutto questo chiaramente non avendo il partner più punti di riferimento, e quindi non avendo più delle figure che possono in un certo qual modo farla svegliare, fargli dire guarda questa è una situazione un pochettino problematica, vivendola da sola, insomma quello che è il partner, fa cadere a poco questo soggetto in una situazione proprio di apatia, di depressione vera e propria, di stanchezza, di sfiducia verso il futuro, e quindi è l'unico suo interesse è quello di cercare di ripristinare quella relazione che era maturata all'inizio della fase di innamoramento, per così dire, nella quale ha vissuto questa situazione relazionale assolutamente ideale. Quindi da un lato c'è questo questo allontanamento, questa squalificazione, questo senso di colpa che vive il partner pensando di essere responsabile della crisi della relazione, dell'allontanamento del narcisista patologico, quindi questo soggetto che l'ha conquistata. Dall'altro lato rimane questa speranza che questo soggetto possa ravvedersi rispetto a quello che il partner compie per cercare di riconquistarlo e ritornare all'inizio, che invece non trova riscontro con la realtà, perché il narcisista patologico l'unico obiettivo che ha, come dicevamo prima, è quello di squalificare, quindi alimentare il proprio ego, squalificando il proprio partner. Nel caso in cui il soggetto partner, in questo caso la vittima, avesse una buona capacità critica, un sufficiente amor proprio, un sano egoismo, e quindi cerca di allontanarsi, di andarsene, quindi di rompere, perché qui adesso dobbiamo distinguere due tipologie, a grandi linee ovviamente, di vittime, allora è solo e soltanto in quel caso il narcisista patologico ritorna all'inizio della sua azione seduttiva, quindi rimette in moto tutte quelle che sono le azioni che hanno portato alla conquista del partner. In quel caso il partner pensa, visto adesso siccome stava andando, si è ritornato come prima, quindi è convinto che si sia ricreduto rispetto a quello che è il suo comportamento, e quindi si è ritornato alla fase iniziale della relazione, e quindi si è ritornato, per così dire, a partner buono. Ma in realtà non è così, perché l'unico obiettivo che ha il narcisista patologico non è quello di stare in una relazione sana, ma è quello appunto di riconquistare il soggetto, di imprigionarlo all'interno di questa relazione malata, spogliando di tutte quelle che sono le qualità, il senso critico, l'amor proprio del padre, riducendolo sostanzialmente ad un oggetto di cui dal quale attingere questa alimentazione del proprio ego. Rispetto a questa questione del distacco, quindi dell'eventuale rottura di una relazione, possiamo distinguere due tipologie di rapporto, che sono quella con un partner che è un soggetto che soffre di dipendenza affettiva, e allora in questo caso è veramente molto molto difficile interrompere questo tipo di relazione, anche se ci sono degli interventi esterni. Qui vedremo cosa si può fare, cosa è previsto in genere, psicologo, psicoterapeuta interviene laddove dovesse essere chiamato ad intervenire in una situazione di questo tipo. Più semplice invece è il caso in cui il soggetto, il partner, la vittima, la persona che ha una buona autostima, ha un sano egoismo, ha una capacità riesce a mantenere una capacità critica finalizzata a salvaguardare la propria persona. Allora in questi casi, nel momento in cui questo soggetto si rende conto che effettivamente la relazione
non è una relazione, diciamo, positiva, ma gli procura esclusivamente danni, allontanando dal mondo esterno, procurando tutta una serie di problemi di tipo psicologico, appunto, come insicurezza, depressione, eccetera, eccetera. Soltanto in questo caso, dove, ripeto, questo tipo, diciamo, queste persone si rendono conto di avere un problema serio, allora queste sono più capaci di distaccarsi e di allontanarsi da questo soggetto, che comunque, laddove inizia questo distacco, ritornerà, come dicevamo prima, ad agire con una azione diciamo, di seduzione, come aveva fatto nella fase iniziale. In entrambi i casi, quando le persone, diciamo, sono inserite all'interno di un contesto che è diventato, per così dire, un contesto relazionale di questo tipo, che è diventato cronico, diciamo, è molto difficile che si riesca a interrompere questo tipo di relazioni da sole. Purtroppo occorre che ci sia una figura esterna, che può essere una figura di riferimento forte, che abbia anche delle capacità relazionali per poter aiutare questo tipo di persone, oppure si deve fare ricorso, per così dire, a dei professionisti che sono gli psicologi, gli psicoterapeuti, gli psichiatri, che possono, diciamo, aiutare queste persone ad uscire da questo tipo di relazione. L'unico modo, e questo lo dico anche così a grandi linee, perché anche qui ci sono una serie di diciamo, di sfumature che devono essere prese in considerazione, comunque sicuramente il modo migliore che si ha, la tecnica migliore che si ha per rompere una relazione con un soggetto di questo tipo è il cosiddetto no contact. Cioè, non bisogna avere, a un certo punto, nel momento in cui ci si rende conto di vivere una situazione così grave, così pesante, non bisogna immediatamente interrompere qualsiasi tipo di relazione, sia fisica, incontrando questa persona, sia attraverso messaggi, attraverso telefonate, anche attraverso terze persone, perché è l'unico modo che si ha di diciamo, evitare di ricadere in questa relazione, perché c'è un cosiddetto craving, che è una, cioè, viene usato questo termine nelle dipendenze patologiche, sono quei soggetti che dopo essere usciti, per esempio, dal trattamento terapeutico, domani in comunità, poi escono dalla comunità, allora dopo un po' di settimane o di mesi ritornano quasi involontariamente, ma c'è dietro una logica inconscia che causa tutto questo, ritornano nei luoghi, per così dire, dove c'è il push, dove c'è l'usamento della droga, e giusto giusto sono lì, comprano la droga, una volta, cioè, lo faccio l'ultima volta, lo faccio più, e poi ritornano, diciamo, a drogarsi come facevano prima. Questo era qualcosa che veniva, che succedeva per esempio negli anni 90 con i soggetti, diciamo, dipendenti da eroina in particolare. Allora, questo meccanismo del craving è un meccanismo che accade anche per le vittime, diciamo, di queste relazioni con narcisisti patologici. Perché? Perché la fase iniziale dell'innamoramento, diciamo, dell'avere amato queste persone, quindi la fase, diciamo, positiva, rimane, diciamo, molto impressa dentro, diciamo, i vissuti di queste persone, e quindi è come avere vissuto per un tossico dipendente dell'eroina la fase, diciamo, esaltante della prima parte dell'esperienza con una sostanza, diciamo, come l'eroina. E lo stesso avviene in questi casi, perché questi soggetti vivono una situazione ideale, perché si sentono apprezzati, si sentono amati, si sentono accettati, si sentono autorizzati, insomma tutte quelle cose che qualsiasi persona, diciamo, di relazione, in una relazione di coppia, diciamo, vuole avere, e che queste persone hanno vissuto per un periodo, seppur breve, ma hanno vissuto. E quindi, diciamo, questo benessere così potente rimane, diciamo, nel vissuto di queste persone, e quindi il rischio di craving effettivamente c'è, e si compie come? Con questi comportamenti, anche dopo settimane o mesi di aver interrotto la relazione, con dei comportamenti, con degli agiti che sembrano involontari, ma sono, diciamo, dettati, diciamo, da un impulso inconscio, di fare in modo che ci sia l'occasione di ritrovare questa persona, anche se appare casualmente, e quindi poi diciamo, ripristinare questa relazione con la speranza che sia, diciamo, quella relazione vissuta per la prima settimana o per i primi mesi. Fine dell'introduzione. Se ci sono domande...
Sì, Andrea, io vorrei che tu specificassi anche il termine stalker, perché molto spesso un'azione che fanno questi narcisisti è quello, quando cioè, tu crei il no contact, è quello di stalkerizzare l'altro per cercarlo di riportarlo nella propria rete, ma molto spesso determinati soggetti vedono lo stalkeraggio solamente come l'appostamento sotto casa, mentre in realtà è una cosa molto più ampia. Sì, allora, lo stalker non è soltanto mettersi naturalmente alla porta e aspettare che il partner esca e quindi minacciarlo oppure cercare di sedurlo, come dicevamo prima. L'azione di stalker viene, cioè una sorta di love bombing al contrario, nel senso che è un martellamento di azioni che vengono, diciamo, agite da questa persona perché questa persona a seguito di queste azioni possa instaurare una relazione che si è interrotta, e quindi diciamo, messaggi, telefonate, presentarsi fisicamente nei posti di lavoro oppure nei locali dove si sa che quella persona va, con gli amici, insomma tutte queste azioni che sono proprio di abuso emotivo, come dicevamo prima, per il love bombing. Qui, mentre il love bombing è finalizzato a sedurre, lo stalking ha pure questa componente di abuso emotivo, ma diciamo tipo negativo, perché nel primo caso c'è, diciamo, l'interesse da parte del partner, quindi diciamo, c'è una complicità a che questa relazione sbocci, e quindi non c'è l'aspetto, diciamo, negativo. Qui invece c'è il rifiuto della persona che si vede continuamente, diciamo, attenzionata. Così via tutta una serie di azioni che sono appunto le telefonate, i messaggi, il presentarsi sotto casa, insomma tutto, oppure parlare con gli amici e dire ah via a lei che io sono qui, e quindi ci sono questi messaggi, quindi per soggetti pezzi, come dicevamo prima, che fanno da, diciamo, da portavoce, da ambasciatori rispetto a questi interessi. Insomma, questa è una cosa molto, molto fastidiosa. Ovviamente l'unico modo che si ha quando la cosa diventa veramente eccessiva è, e ci sono le norme, ci sono le leggi in questo caso, rivolgersi alle forze dell'ordine, quindi far intervenire le forze dell'ordine, che in questi casi, come prevede la legge, convocano immediatamente lo stalker in questura o le carabinieri, e quindi viene avvertito che se continua a fare questo tipo di azioni, quindi ci sono quelli provvedimenti che sono, diciamo, provvedimenti penali. Allora, in questi casi questa azione è molto molto efficace, perché l'unico modo che il narcisista patologico ha di interrompere questo tipo di azione è quando si vede minacciato da un'azione legale, per così dire, quindi da un provvedimento da parte della magistratura, per esempio. Allora, in quel caso, nella maggior parte dei casi, questi soggetti che vengono convocati, per esempio, in questura, quindi c'è l'ispettore di polizia che lo avverte rispetto a quello che è stato il soggetto, nella stragrande maggioranza dei casi questi soggetti poi fanno pietro marcia, per così dire, e non si presentano più. Laddove si dovessero presentare, sanno che poi ci sono dei provvedimenti abbastanza seri, che ci può essere anche tutto quello che prevede la legge, quindi l'arresto se compie degli atti di violenza, oppure la limitazione della libertà, e quindi se sono delle persone che hanno una posizione sociale o lavorativa di un certo tipo, io per esempio ho seguito diversi casi così, quindi immediatamente stoppano questa cosa perché sanno che poi comporterà danni gravissimi nella loro attività lavorativa o anche nella rappresentazione sociale che hanno della loro persona, quindi viene nessuno ha interesse a farsi denunciare, a farsi riconoscere come uno stalker che ha commesso dei reati. Quindi nella stragrande maggioranza dei casi, nel momento in cui intervengono le forze dell'ordine, questa azione viene immediatamente interrotta. Ci sono altre domande? Sì, io avevo una domanda. Quando descrivi la tecnica di seduzione, questo nostro, io vedo tutto il tempo in atto di un uomo che fa questa seduzione nei confronti di una donna. Forse è solo una mia impressione, però esiste una differenza delle tecniche di seduzione? Esiste un lavoro al femminile? La donna narcisista patologica, come seduce?
suolo, quali sono le differenze? Ma infatti io, diciamo, per semplicità faccio l'esempio con quello classico che in genere arriva agli onori della cronaca, per così dire, perché in genere quello che arriva alla cronaca è un rapporto uomo-donna in cui l'uomo è il carnefice e la donna è la vittima, ma ci sono tantissimi casi, molto spesso di questi sono sommersi, perché è difficile che l'uomo vada a denunciare una donna malgrado sia vittima di questo tipo di relazione, è molto molto più difficile. Ma ci sono casi, ci sono stati alcuni casi che sono arrivati anche alla cronaca di donne che accoltellano gli uomini, quindi ci sono anche casi di questo genere di violenza che viene portata alla disperazione. E quindi questo per dire è cosa che non ha a che fare col genere maschile, femminile o omosessuale, quindi ha a che fare con un soggetto che può essere uomo, donna o omosessuale, che è narcisista, dove mette in atto tutta questa azione di seduzione, e quindi la donna agisce se vuole, se ha puntato per saprere dove sedurre, agisce con quelle che sono le tecniche che lei ha sperimentato nel tempo, rispetto alle quali è diventata abilissima nel sedurre un uomo che a lei interessa. Quindi sono tutte le tecniche di seduzione che vengono messe in atto dalla donna nei confronti dell'uomo, dalla donna nei confronti dell'altra donna, un rapporto sessuale che sono importanza, che sa perché l'ha sperimentata e l'ha messa in campo nella sua attività di seduzione seriale, perché sono dei seduttori seriali molto bravi, e quindi sanno che sono delle tecniche che funzionano benissimo, perché proprio ti studiano il personaggio, non è che agiscono così casualmente, prima di agire, prima di mettere in moto queste azioni di seduzione, loro sanno benissimo che cosa è la persona, conoscono i punti di forza, conoscono i punti di debolezza, conoscono le relazioni che hanno avuto, quali sono gli amici, che lavoro fanno, che locali frequentano, quindi hanno un'idea chiarissima, e quindi sono dei predatori straordinariamente esperti e molto molto bravi, e quindi in genere se individuano una preda è molto difficile che la preda possa resistere a questo tipo di attacco, quindi è molto difficile, perché scelgono, come fanno i predatori, una preda che ha determinate caratteristiche perché possa essere conquistata con relativa facilità. Esistono delle caratteristiche tipicamente femminili? Nel caso che c'è scritto del Roma, ha detto complimenti, regali, è passione. La donna normalmente viene subito respinta, perché viene percepito dall'uomo come invasione. Non viene respinta perché se un uomo, per esempio, che facciamo un esempio banale, per dire il concetto, perché chiaramente quelle sacciature sono tantissime, non è che c'è un protocollo che quello per tutti, quindi sono molto diverse. Ma mettiamo a caso che un uomo che ha finito da poco una relazione, quindi vive questo dramma di aver interrotto una relazione, quindi ha bisogno di affetto, ha bisogno di qualcuno che l'ascolta, ha bisogno di qualcuno che lo rassicuri. Queste persone vanno lì, parla con me, racconti, la tua moglie, la tua fidanzata, è una stronza, ma lo vedi, ma tu sei una persona straordinaria, invece, hai queste qualità. E quindi lì con queste persone sente che ha bisogno di sfogare questo tuo dolore, questa tua delusione, vede che c'è questa empatia, che poi non è empatia, ma come dicevamo prima, questi soggetti sono soggetti che non hanno proprio empatia, non ce l'hanno per niente, ma hanno invece un obiettivo molto preciso, e quindi utilizzano queste tecniche per acquistare la fiducia di quella persona che si concede attualmente, e quindi nel momento in cui questa persona si vede ascoltata, si vede apprezzata, si vede valorizzata, è chiaro che poi lì nasce o può nascere un'attenzione che va oltre quella che è la chiacchierata di sfogo, di racconto delle sue avventure andate male con la sua ex, con la moglie, quello che è, e quindi si instaura immediatamente una sintonia emotiva di fiducia che può supportare chiaramente, vista una relazione che si durerà con il tempo, con una vera e propria trappola, una sorta di sequestro di persona consensuale, perché poi sono ritrovo, visto dall'esterno questi soggetti vengono proprio rinchiusi, e questi partner sono delle proprie abusive, persone che valorizzano, come facevamo l'esempio classico del simposio di Platone, in cui c'è questa reciprocità, in cui c'è questo dare e ricevere per migliorare la coppia, per migliorarsi insieme e quindi crescere
da un punto di vista, diciamo, morale e intellettuale. Qui no, c'è un soggetto che si alimenta dell'altro e lo deve, diciamo, annichilire tutte quelle che sono, diciamo, i suoi talenti, le sue passioni, i suoi interessi, le sue relazioni, quindi a poco viene proprio, diciamo, annichilito e diventa un vero e proprio schiavo. Quindi un fatto del tutto cosciente, non è un conscio, un atteggiamento, non è, diciamo, è cosciente di fare questo da una persona. Una città del cielo, questo è una cosa proprio, ha una razionalità su queste cose straordinarie. Certo che cosciente, non è una cosa che fa, mi viene fatta cosa a me. È una cosa proprio studiata, per così dire, ingegneristicamente. Cioè, nel senso che sono delle tecniche che vengono affinate, diciamo, nel tempo, perché la sua natura è questa, e quindi lui si rende conto a poco che sta mettendo a punto una strategia che utilizzerà in maniera sequenziale, per così dire, e viene incontrato quelle che sono le prede che lui interessa a dominare. Certo, no, è una cosa di cui è perfettamente consapevole. Ci sono altre domande? Va bene, chiudiamo qui. Grazie Andrea Giosto per questa opportunità che ci hai dato. Ah sì, prego. Però sono arrivata in ritardo, quindi non so se è pertinente in quanto è stata letta. Puoi farlo. Ok, salve, buonasera. Ma detto ciò, com'è possibile fare un percorso inverso, quindi sfuggire da questo meccanismo di... quindi retarguire questa specie di individuo e far sì che la donna possa prevenire e non cadere nella trappola, nonostante le lusinghe, perché a tutte le donne piace essere, come dire, questo è il fatto che il problema è quello, cioè come donna, bisogna capire anche l'uomo, cioè non diceva no, infatti avevo premesso prevenire, in che senso? Nel senso che tu capisci quel che non è empatia e capisci che è subdolo, capisci che non ti apprezza per la bella donna che sei, per il talento che hai, per la capacità cognitiva. Prevenire, nel senso di Roma. Non la capiamo, è sensibile questo. Nel senso gesto, io penso dal gesto, dal gesto si riconosce. Esatto. È molto difficile fare questo, perché se un tecnico, per cui uno psicologo, psicoterapeuta, a capire un narcisista patologico ci mette 3 secondi, perché ha gli strumenti per poterlo capire. Certo, perché una persona, diciamo, comune che non ha questa, diciamo, questa competenza, questa cultura, diciamo, clinica, io mi rendo conto che è molto complicato. Però ci sono degli indizi che si possono cogliere lì. È quello che diceva lei, non c'era prima. Per esempio, una delle cose, quando queste persone iniziano a parlare con una persona che incontrano per la prima volta, sia singolarmente che in gruppo, quello che fanno, e questa è una cosa che si studia anche nella, diciamo, nelle tecniche di comunicazione. Sì, esatto, quello le volevo quando dire. Una persona, per esempio, comincia a dire: io sono bello, sono bravo, sono intelligente, ho fatto questo, ho fatto questo, sono andato qua, ho fatto questo, ho fatto 5 stelle, ho la macchina, esatto. Quello. Poi tu parli e non ti ascolta. Sì. Già questi sono degli indizi chiarissimi che quello è un soggetto narcisista. E quindi è possibilmente un narcisista patologico, ma sicuramente ha scarsissimo interesse a tutto quello che tu puoi dire, perché la prima cosa che lui interessa è dimostrare in maniera esagerata, esaltata, quello che è, ma che in realtà non è. Ah, no. Perché la maschera? Perché sono dei soggetti, come dicevamo prima, che hanno consapevolezza delle scarse qualità di cui dispongono. Quindi enfatizzano se stessi. E hanno bisogno di alimentare questo ego, per così dire, un pochettino, diciamo, mediocre, e lo fanno attraverso questo tipo di tecniche. Quindi nel momento in cui conquistano una persona, questa persona deve alimentare il proprio ego, e devono isolarla, perché diventa un vero e proprio oggetto, non è una persona. Scusi, perché capisco che e questo è il linguaggio verbale. Poi noi abbiamo come individui il linguaggio non verbale, giusto? Quindi il fatto di ciò che si comunica non verbalmente. Esatto, quindi cogliamo degli input che a livello inconscio ci arrivano. E quindi, cioè, il comportamento non verbale ha a che fare, per esempio, con quello che dicevo prima, i valori,
la scarsa empatia, lo scarso interesse nei confronti dell'altro. Quindi se tu parli, anziché guardare a te, ti guarda il cellulare, o cioè una mossa già... Sì, esatto, perché l'empatia alla base è l'ascolto. Io ti ascolto, però mantengo il distacco e non mi lascio emotivamente coinvolto. In qualsiasi tipo di relazione, è importante che ci di lavoro, amorosa, amicale. La cosa essenziale che bisogna portare è la reciprocità. Esatto. Un dopo tu des, nel senso che io parlo e tu mi ascolti, tu parli e io ti ascolto. Io sono affettuoso con te, tu sei affettuoso con me. Io ti invito a cena, tu mi invita a cena, sto facendo degli esempi banali per capire il concetto. Ma sì. Se è solo unidirezionale, io devo ascoltare te, ma quando parli tu, ma tu che sì. Dici perché io vado nella nota per il c'è un secondo film. Esatto. Ci deve essere uno scambio emozionale univoco. Come sosteneva Freud, dalla sintomatica casuale si riconosce il soggetto. No, per rispondere dall'inconscio che prevale la parte conscia. Gli atti sono dei piccoli gesti, purtroppo io capisco che non è facile cosa. Cioè chi non ha questo tipo di compagnia, una sola psicologia, una psicoterapia è molto più complicato. Cioè coglierli immediatamente, però sicuramente questi possono essere degli indizi che possono intanto dare un campanellino dall'allarme, di non meno un avviso che tipo è. Esatto. E poi cominciare a capire se uno continua questo tipo di relazione, se effettivamente una persona diciamo, che tiene alla mia persona rispetto a quello che sono, oppure ha questo interesse, come dicevamo prima, della conquista, esagerando, perché quando uno ti dice sai che sei la più bella del mondo. Una donna così non ho incontrato mai nella mia vita, io ti sposo perché con te sono... Già si capisce che sono minchiate. Sì, esatto, no. E poi... Perché sono cose troppo esagerate. Allora, se mantiene uno stato di realtà nella relazione, anche rispetto alle qualità che può avere il partner, donna o che sia, sono in importanza, allora già capisce una vera persona. Ma se c'è questa esagerazione, portata all'estremo, questo amplificare eccessivamente tutto, già sono dei piccoli segni che devono far riflettere, non vuol dire che devi condannare quella persona, ma ti devono portare questo con me, questo pochino che attende cerco di capire il tipo di questo qua. Certo, e poi molto dipende da quanto la persona della coppia, sia maschio che femmina, si aspetta da questo rapporto, perché questo, è più facile essere cadere. Ma questo è una fase iniziale, perché poi quando il rapporto diventa più... Sì, c'è una continuità, certo. E allora lì fammi vedere il cellulare, ma non ti parlare, esatto, ma si percepisce. Ma tu quando lo devi vedere che quello è antipatico, quella tua amica, no, quella tua amica che stai dicendo, quella è carina. Già questo è, sono tutta una serie di strategie che vengono messe in atto per isolare la persona. Quindi perché il narcisista patologico l'oggettivo è quello di isolare la persona e il rapporto deve essere esclusivo, dentro una gabbia. Con lui o con lei. Cioè, Andrea, scusa, c'era quella ragazza che voleva. No, io volevo fare l'intervento da esterna in casa, cioè io ci sono passata con un supporto psicologico, con un supporto psicologico dall'altro lato, cosa che è rarissima, cioè è rarissimo che un narcisista sia un bel modo. Esatto, bravo. Perché una volta arrivato a livello limite si è reso conto. Ma io quello che volevo darti come consiglio, ovviamente diverso da quello che può dare il dottore? Sì, sì. Io quello che ti dico è ascoltare la tua pancia. Cioè, quando tu ti trovi di fronte a una persona, la tua pancia ti parla, la tua empatia, perché tu provi empatia, la tua empatia ti dice qualcosa, ma subito te la dice. E quando tu hai dei dubbi, ti devi ascoltare. Cioè, devi dare valore alla tua pancia, cioè a quello che tu pensi di quella persona, a quello che tu provi rispetto a quella persona, cioè, perché poi queste persone sono molto manipolatori e ovviamente distorcono la realtà. Sì. Cioè, ti raccontano la loro realtà e poi diventa la tua realtà, a un certo punto non si capisce come succede questa cosa. Però c'è un momento in cui tu lo capisci e ti devi ascoltare. Cioè, c'è un momento in cui dici non sono pazza. Certo, se si frena l'ormone. No, non è questione di ormone, è questione comunque anche di sentimenti, perché tu in quel momento tu ti sei innamorata di quella persona, esatto, quella esatto. Che in realtà era all'inizio, ma non dopo. Ma in realtà neanche lì, perché cioè, c'è un problema, che lì c'è anche la sofferenza, capisco che poi sono io
la situazione, però lì, cioè, anche lì, cioè, qual è una persona con un problema grosso, cioè, un problema grosso, che problema che poi gli succhiano per carità, però c'è una persona davanti, che è una persona che ama. Quindi questo diventa, cioè, e questo è il problema, esatto, perché diventa tu poi l'ami. Esatto, perché si coinvolgono tante sfere, cioè, e quindi diventa una cosa incomprensibile. Esatto, bisogna sapere, vedere con lucidità e mettere da parte, esatto, con razionalità. I segni come diceva Gaia, effettivamente tutte le vittime, diciamo, li percepisco e li riconoscono. Il problema non è la consapevolezza di vivere male quella relazione, perché ce l'hanno tutte le vittime, a un certo punto sono consapevoli che quella relazione non va bene, che è una relazione che non funziona, che è una relazione malata, patologica, sì, disfunzionale, come la vogliamo chiamare, eccetera, eccetera. Solo che si lasciano. Non è questo il punto, perché quello, ripeto, ce l'hanno, lo capiscono, a un certo punto dice, no, fino a infognato. Esatto. Il problema è avere la capacità, il senso critico, il volersi bene, quello che io chiamo un sufficiente egoismo, diciamo, una forma di egoismo che sia finalizzata al proprio benessere, che vengono completamente distrutte, cioè non ci sono più. Allora lì ci sono due tipologie, grandi linee, ovviamente facciamo sempre degli esempi così generali, perché poi c'è, cioè, almeno in particolare chiaramente ci sono tanti distinguo e tante cose che vanno dette, però ci sono due tipologie di soggetti, come dicevamo prima. Le persone che hanno una buona struttura di personalità, quindi hanno un buon senso critico, e quindi si vogliono bene, e queste persone, sicuramente lei rientra da questa perché ne è uscita, riescono ad uscire da questo tipo di relazione attraverso un percorso terapeutico, attraverso una vita esterna, attraverso degli amici, familiari, insomma, sicuramente ci vuole qualcuno che li prenda per i capelli e li faccia uscire fuori. Perché adesso vediamo rispetto al tipo di trattamento terapeutico quali sono le condizioni perché abbia successo. Certo, perché è un punto di vista esterno. Quando ci sono invece soggetti che hanno quello che viene chiamata dipendenza affettiva, sì, questi non escono proprio. Bravo, sì, sì. Quelli che soffrono di dipendenza affettiva sono infognati ed è gravissimo che possano uscire questo tipo di relazione. Io apro la finestra e mi butto. Quindi, dottore. Perché? Perché bisogna dare una possibilità a tutti. Nel senso, se vuoi sempre. Cioè, dico cose che non sono vere. No, però se. Allora, i soggetti che soffrono di dipendenza affettiva, purtroppo, si legano con questi soggetti la cosiddetta tempesta perfetta. Quindi è difficilissimo. Però se vanno in terapia ce la possono fare. Allora, il problema della terapia qual è? Finestra. Il problema della terapia. Allora, il problema della terapia è prenderne coscienza. La terapia di tipo psicologico, psicoterapeutico, si basa su tre condizioni. Ci devono essere tre condizioni, una sedia con tre piedi. Se ne manca una di queste condizioni, non può avere successo. La prima condizione qual è? Che il soggetto deve essere consapevole di avere un problema. Se il soggetto non è consapevole di avere un problema, come va? Come fa ad andare dallo psicologo, allo psicoterapeuta? Io proprio una, c'è chi la fa. C'è la prima condizione. La seconda condizione è che, avendo riconosciuto di avere un problema, deve essere consapevole che questo problema può essere risolto da una figura esterna. Esatto, farsi aiutare. Nella sua testa capire che questo problema che io ora che riconosco può essere risolto se io vado dal medico, dallo psicologo, psicoterapeuta, quello che capisco. Sì, sì. Questa è la seconda condizione. La terza condizione, non meno importante, forse ancora più importante tanto quanto le prime due, è che tra, in una, diciamo, un percorso più psicoterapeutico, la terza condizione è che tra il terapeuta e il paziente si deve instaurare quella che tecnicamente si chiama alleanza terapeutica. Rapporto di fiducia. Ovvero il paziente si fida del suo terapeuta, che è convinto che questa persona, lo psicoterapeuta, la possa aiutare solo il suo problema, lo psicoterapeuta instaura questa affinità, che si chiama appunto, ripeto, alleanza terapeutica, e può effettivamente da questa relazione aiutare quella persona a risolvere questo problema. Allora, se una di queste tre condizioni non c'è, non si può fare nessun intervento di, perché non è che la psicoterapia ti prendi, cioè, mal di testa, ti prendi l'aspirina e ti passa il mal di testa. Nel tempo. Anche se la puoi prendere, te la buttare in bocca e te la puoi prendere per forza. Non funziona così.
bisogno di te. E questo è il motivo per il quale i narcisisti patologici non vanno dallo psicoterapeuta, perché non hanno nessuna consapevolezza, cioè loro però non ce l'hanno, quindi c'è un tempo. Sì, esatto, non lo vedo, ci vanno solo e soltanto, finito questa parte introduttiva, quando si introduce un elemento esterno che è quello giudiziario, quindi c'è la denuncia, ci sono gli carabinieri, c'è la polizia, c'è l'arresto. Okay. Allora, in quel caso, ma sempre in maniera funzionale e opportunistica, ci siamo fatto di cronaca di 2-3 mesi fa, l'avete tutti sentito, di questa persona che è stata arrestata, ha fatto la galera, ha fatto il percorso terapeutico, poi è uscito, dopo 3 giorni che era stato liberato, andò a trovare la partner in mezzo alla strada, gli ho dato 32 coltellate. Ma forse solo questo, dottore, se ne sentono per proprio bene. Faccio un esempio che è la riunione della cronaca che tutti abbiamo sentito, quindi diciamo in quel caso. Diciamo, il narcisista fa la terapia, ma la fa non perché è convinto, ma perché sa che facendo la terapia, come viene costretto a fare, riesce a acquistare la libertà e può continuare a fare quello che faceva prima. È una sorta un po', c'è un parallelismo straordinario tra quelli che erano i tossicodipendenti da eroina degli anni 80-90. Questi, quando andavano nella comunità terapeutica, stavano chiusi là, si comportavano bene, erano persone efficienti, lavoravano, stavano attivi alle 7, si lavavano, mangiavano quello, un cibo buono, insomma tutto il resto, e quindi erano usciti dalla dipendenza dalla droga. Nel momento in cui poi uscivano, la letteratura che allora parlava in maniera molto chiara, il 99% di questi soggetti nel giro di un anno ricadevano di nuovo nell'uso della sostanza, e quindi era una condizione costrittiva all'interno della comunità che impediva a queste persone di avere contatto con le sostanze stupefacenti e quindi di drogarsi. Lo stesso avviene per questi soggetti in una forma ovviamente diversa, ma io lo uso usando questa cosa come metafora, che laddove c'è un atto di costrizione, quindi imposto dalla legge, quindi imposto da un tribunale, esatto, forse all'occhio, allora si comportano come si devono comportare. Quando questa restrizione legale, normativa, che agisce sulla loro persona e che ha limitato la loro libertà, viene a mancare, ritornano ad essere quelli di prima. Quindi il problema per loro non è mai, non c'è, e quindi non può essere mai risolto. Sì, sì. Andrea, c'era Linda che voleva fare una domanda. Mi domandavo, noi abbiamo visto un po' quel casino che succede tra il narcisista e la vittima partner, che sia di presente o meno. Quando uno scopre di avere avuto un genitore narcisista ed è un bambino con un genitore narcisista, perché è una cosa che non ci siamo detti, ma lo sappiamo, il narcisista è abusante, cioè fa delle forme di violenza, perché anche l'anaffettività, quindi non essere visti, riconosciuti, ascoltati, è una forma di violenza. Immagino, se uno scopre di avere avuto un genitore narcisista, è un bambino con un genitore narcisista, come si difende? E allora, questo è tutto toccato un punto che non abbiamo dovuto dire, perché era quello che avrei dovuto dire. Allora, mentre per quello che riguarda il percorso terapeutico, il narcisista patologico, vale come ho detto prima, per la vittima di una relazione di questo tipo, come si interviene? Allora, è più facile che la vittima, laddove, ripeto, ha un sano amor proprio, quindi riesce ad uscirne, e quando inizia un percorso terapeutico, la cosa che fa un terapeuta che conosce questo tipo di problematiche è cercare di capire dove e quando è nato questo tipo, chiamiamolo, interesse verso questo genere di figure, perché poi anche in questo caso questi soggetti ricadono, prima non ci sarebbero, poi dopo 2 mesi, 6 mesi, un anno, quando finito così, con un altro soggetto non ci sarebbero, quindi è come se ci fosse una sorta di predisposizione ad installare rapporti con questi soggetti. Allora, in questo caso, ripeto, se è uno psicoterapeuta bravo, la prima cosa che fa è cercare di capire le relazioni infantili di questa persona, di questo soggetto, e lavorare su quello, perché lì nasce questa forma, chiamiamola così, di inclinazione ad un rapporto patologico con questo tipo di soggetti, e quindi deve ristrutturare, per così dire, questi vissuti infantili, e far comprendere attraverso un percorso terapeutico che è abbastanza impegnativo, far comprendere che quella è una forma di relazione malata che gli porta soltanto danno e gli porta soltanto problemi, e quindi rendersi conto che
capire, cioè, quando inizia la relazione, se quel soggetto è un soggetto che rientra in quella tipologia che lui ha sperimentato, come dicevi tu, da bambino, e che diventa una sorta di forma tal quale lui si aggrappa e quindi ripristina o inizia i rapporti con questi soggetti. E quindi lì il percorso terapeutico è importante, perché deve andare a scavare su questo tipo di esperienze, diciamo, infantili, vissute, che gli hanno dato, per così dire, chiamiamolo così, per comprenderci questo format relazionale, perché non è un caso che poi questi soggetti poi ricadano sempre o con lo stesso soggetto, come dicevano prima, in quello che viene chiamato effettivamente previ, oppure con soggetti che hanno delle caratteristiche di personalità simili, quindi uno deve mettere chi stesso. Quindi poi c'è anche un genitore di un genitore può essere una genitore. Certo, purtroppo le modalità che vengono poi vissute a quell'età, poi a quell'età quando siamo bambini, certo, abbiamo quelle modalità. Non è necessariamente per noi quella relazione, l'unica relazione che ci può essere è quella, diciamo, giusta. Quindi non è solo la relazione di partner, cioè tra partner, quella che ci può essere una figlia. Certo. Anche mamma, figlio, papà, figlio. Certo, ma anche le relazioni di lavoro, amicali, non si arriva a quello, secondo noi, qui è fondamentale ovviamente la relazione di coppia, ma certo ci sono anche le relazioni patologiche con gli amici, certo, cioè, vengono sviluppi simili, ma non arriva a questi eccessi di imprigionamento, per così dire, anche se qualche volta può accadere, però sì, ci sono anche questo tipo di forme malate di relazione amicale. Cioè, bambini non si sono vivendo. Purtroppo anche gli adulti si possono difendere, questo è un problema interessantissimo, perché il genitore, il bambino del genitore narcisista, in realtà resta bambino tutta la vita se non si libera di un partner. Uno può dire un ex partner, di una madre o di un padre può dire il mio ex padre, la mia ex madre. È un tema veramente interessante questo, perché come si Ma la nostra personalità si forma ai primi 5 anni di vita, come dice Freud, lo dicono tutti che hanno soltanto Freud, come è stato il primo, insomma, a pensare a questo. Cioè, l'infanzia di un bambino è determinante per la diciamo, costruzione della sua identità e della sua personalità, e quella ce la portiamo appresso per tutta la vita. Tutta la vita, cioè, anche se noi non ci ricordiamo, ci ricordiamo pochissimo dei primi 5-6 anni di vita, però quello è un po' un impatto che rimane al di là poi dei talenti, al di là delle caratteristiche, diciamo, che ognuno di noi possiede, insomma, però quelle prime esperienze di vita incidono moltissimo sulla sua personalità. Questo è un gruppo. Poi per fortuna abbiamo le capacità di Goleman che possiamo ognuno di noi dentro sviluppare. Esatto. Tutti quelli che hanno subito, esatto, e se ne può uscire. Un abuso da bambini poi diventano, diciamo, persone disturbate. Fortunatamente non è così, perché ognuno di noi ha delle risorse che mette in azione e quindi riesce a superare certi traumi. Ci sono quelli magari che sono più fragili e non li superano. Dobbiamo tagliare. Va bene Andrea, grazie tantissimo per questo intervento, spero che sia stato utile per questa mostra.